Ho scelto l'acustica perché dal primo giorno che sono entrata qui mi sono sentita subito in famiglia. Dopo varie offerte ho scelto di lavorare qui proprio per l'ambiente giovanile, dinamico e familiare, perché qui siamo come una famiglia, un team, una squadra, ci aiutiamo l'un l'altro. Si lavora bene, c'è un bel gruppo, siamo affiatati. È come una grande famiglia, potrei dire, alla fine, è molto tranquillo e in più ti permettono di lavorare in serenità e la possibilità comunque di accudirti nella tua crescita professionale. Si cresce lavorativamente e non solo. Il primo giorno, diciamo, per quanto mi riguarda, ti senti un po' spaesato. Entri e non conosci nessuno, pensi appunto di avere a che fare con persone impettite che ti dicono quello che devi fare, quello che non devi fare, quindi fermo là. In realtà poi dopo hai a che fare con persone come te, che si rendono conto appunto dei tuoi limiti, delle cose che sai, delle cose che non sai e che ti aiutano a svolgere questo lavoro. Qui già dall'inizio mi hanno fatto toccare con mano il lavoro che avrei dovuto fare, avrei dovuto svolgere. Mi soddisfa tantissimo il vedere le persone sentire bene, vedere la rinascita, diciamo, acustica che hanno. Quello che mi fa sentire più soddisfatta è poter vedere negli occhi di chi sta di fronte a me che sono riuscita a risolvere il problema iniziale. Nel percorso formativo è fondamentale il tirocinio esterno, è veramente importante, è importante l'azienda in cui si svolge questo tirocinio. Lo consiglierei soprattutto per questo, perché qui hai opportunità di imparare e di crescere, magari in un'altra azienda può essere un po' più difficile questa cosa. L'università ti dà la possibilità di sapere tante cose, però la pratica, il rapporto con le persone, tutto quello che è il nostro lavoro lo si impara nella pratica. Giornata tipica parte dalle assistenze, dagli appuntamenti che rispettiamo, quindi anche gli inizi di eventuali prove, le persone che vengono qui per la prima volta e poi insomma come capita, nel senso a volte abbiamo delle domiciliari, altre volte siamo fuori per delle giornate presso farmacie o studi. La mattina ci occupiamo, diciamo, di fare degli esami odometrici, dei controlli per l'udito, eventualmente ci sono delle protesizzazioni o delle regolazioni da fare anche all'esterno, ci spostiamo fuori. Ci muoviamo in diverse zone, è una giornata un po' impegnata che poi termina verso le 18. Tu non devi stare per forza obbligato a stare chiuso qui dentro, tu se una mattina vuoi uscire, vuoi andare da un dottore, vuoi andare a parlare con una farmacia, sei libero di farlo, non è che devi stare per forza chiuso qua dentro in questo quattro mura ad aspettare che ti entri il paziente, tranquillamente puoi uscire e vai a lavorare. Diciamo, bisogna prima di tutto osservare il lavoro che si deve andare a fare, cercare di prendere tutto il possibile, imparare tutto il possibile anche solo osservando. Un consiglio che posso dare a voi che vi state affacciando in questa nuova professione è quello di rubarvi letteralmente il mestiere.
non cercate soltanto le firme sul libretto, ma cercate di capire ogni singola cosa, dal contatto col paziente all'approccio commerciale col paziente, perché anche di questo si basa il nostro lavoro, alle piccole cose, le regolazioni, come si prende un'impronta, e soprattutto siate umili, partite sempre dal basso.